E su questo punto, tra l'altro, l'Italia ha un vantaggio che può diventare un vantaggio strategico per l'Europa nel suo complesso. La nostra posizione di piattaforma naturale nel Mediterraneo ci offre l'opportunità di diventare un hub di approvvigionamento, cioè un ponte tra Mediterraneo orientale, Africa ed Europa. Obiettivo che noi perseguiamo con diversi progetti già avviati e che intendiamo progressivamente implementare. Penso su tutti all'interconnessione elettrica Helmet Italia-Tunisia o al corridoio H2 Sud per il trasporto dell'idrogeno dal Nord Africa verso l'Europa. L'agenda strategica si occupa anche di come favorire la migrazione legale, perché l'obiettivo che ci prefiggiamo tutti è ristabilire la legalità nel governo dei flussi migratori. Legalità vuol dire una cosa semplice, troppo spesso dimenticata in passato. In Italia e in Europa si entra solo legalmente. E significa anche che di gestire gli ingressi legali si occupano le istituzioni e non gli scafisti. L'Italia, lo ricordo, ha programmato nel periodo 2023-2025 circa 450.000 ingressi irregolari, anche per rispondere alle esigenze del nostro sistema produttivo, prevedendo quote privilegiate proprio per quelle nazioni con le quali collaboriamo sul fronte migratorio in termini di rimpatri, di contrasto alle partenze, di lotta contro i trafficanti. Penso ad esempio alla Tunisia, con cui abbiamo sottoscritto un accordo che prevede procedure semplificate per il rilascio di visti e permessi di soggiorno. Ma contestualmente alla programmazione di un decreto flussi triennale, abbiamo anche avviato un monitoraggio sull'andamento di questi flussi e le evidenze che ne sono scaturite lasciano drammaticamente ritenere che la criminalità organizzata si sia infiltrata nella gestione dei permessi di soggiorno per scopo di lavoro, ragione per la quale ho presentato un esposto alla Procura Nazionale Antimafia e annunciato modifiche alla legge che regola la materia.